Eccomi con ciao, Carlo Zucchetto. Ciao Carlo. Allora, Valdobbiadene, ho detto produttore del territorio, uva glera, prosecco a grandi linee, ma andiamo nel dettaglio, scendiamo un po' più nel dettaglio. Bravo. Allora, tanto abbiamo detto Valdobbiadene e poi c'è da dire Cartizze. Spieghiamo un attimino, perché col prosecco un po' è difficile a volte comprendere. Perché? Il Cartizze rappresenta la punta di diamante della piramide qualitativa del sistema prosecco. Sì. Innanzitutto per i numeri che snocciola ogni anno, parliamo di circa 1,5 milioni di bottiglie e all'interno... Che nel globale di milioni e milioni. Inglobata in un volume ben più considerevole del tutto il sistema prosecco. E soprattutto una superficie molto limitata, parliamo di 108 ettari, all'interno del comune di Valdobbiadene. 108 ettari? 100 ettari per solo. Una piccola porzione, piccolissima, se comparata con tutta la denominazione di OCG. Non bastando tutto questo, Carlo che cosa fa? Carlo fa un... io lo ripeto, lo chiamo prosecco. Un Cartizze particolare, perché? Perché tu hai fatto delle scelte ben precise. Sì. La mia scelta è di rivalutare sicuramente il Cartizze, però in una veste più secca, quindi fare un prodotto in brut, in versione brut, dove ovviamente la riduzione di zuccheri mette in mostra anche le peculiarità del territorio. A conferma che se vogliamo su quella terra, con quell'uva, possiamo fare grandi cose. Sì, parliamo di uno dei vertici della spumantistica nazionale sicuramente.